Una buona giornata, cari amici, ben ritrovati. Entriamo nell'ultima caldissima settimana del calcio dei club, prima dello stop per il mondiale. Ah, a proposito di mondiale, io ve lo dico, vi sto preparando un gigantesco regalo per il campionato del mondo qui su YouTube. Ve lo svelo man mano, vi faccio ancora un po' aspettare, però preparatevi perché stiamo veramente tirando in piedi qualcosa di grosso e di bellissimo. Vi darò notizie nei prossimi giorni, però adesso dobbiamo chiudere i conti con questa prima parte di una stagione assurda. Per cui oggi, questa mattina, parliamo di un turno di campionato che, come da previsioni, ha lasciato dei segni, perché il Napoli ha vinto ancora, ha vinto a Bergamo, ha vinto in modo roboante nella partita che ho commentato io sabato e che secondo me è stata la partita più bella in senso assoluto che ci abbiano regalato queste prime 13 giornate di campionato. Il Napoli corre, il Milan rimane aggrappato, tiene il passo, vittoria pesante quella dei rossoneri contro lo Spezia, vittoria che però testimonia anche un pochino di stanchezza. Poi abbiamo avuto il derby di Roma, con la Lazio che ha vinto da Roma di Mourinho e la Roma che ha perso perché non è riuscita a fare la Lazio, ovvero non è riuscita a fare una partita che poteva prendere in mano. C'è stato Juventus-Inter e questo è stato un risultato che tira delle scosse, perché la Juventus, il gigante malato del nostro calcio, adesso ha una classifica decisamente interessante e se dovesse ampliare questa striscia positiva in Serie A potrebbe addirittura pensare di chiudere il 2022 fra le prime quattro, il che sembrava impensabile solo qualche settimana fa, mentre l'Inter ancora una volta di fronte a un big match ha fallito, è stata sconfitta e adesso i pensieri a meno 11 dalla vetta sono pensieri piuttosto cupi. È un campionato che mi sembra si stia spezzando in tre tronconi, anche se la classifica continua a prenderla molto con le molle, perché da gennaio in poi sarà tutta un'altra cosa e adesso abbiamo una settimana con il turno in mezzo, perché si riprende a giocare già domani e poi con il weekend prossimo, e mi aspetto ancora qualche sorpresa, però vediamo le prime otto, poi vediamo una parte centrale dove si stanno muovendo le acque, perché risale la Fiorentina che adesso finalmente ha preso passo, la Salernitana ha una classifica favolosa, 17 punti, gli stessi del Torino, anche il Bologna con Thiago Motta ha operato una svolta, c'è stata una vittoria molto importante, quella del Monza sull'Hellas Verona che fa alzare la classifica della squadra brianzola, mentre la classifica continua ad essere drammatica per l'Hellas Verona, 8 sconfitte consecutive, per la Sampdoria che ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra in grande difficoltà, per la Cremonese che non ha ancora vinto ma ha strappato un punto che ha il suo senso a Salerno, c'è stato il pareggio fra Udinese e Lecce, c'è stata la vittoria dell'Empoli sul Sassuolo. Tanto non mi è piaciuto il Sassuolo quanto l'Empoli con i suoi ragazzini, Baldanzi, Fazzini, ha dato la dimostrazione che in quella piccola zona di Toscana si fa calcio in modo eccellente. Parliamo di tutto questo stamattina, ma sono in corso anche i sorteggi europei, Champions League, Europa League, Conference League. Abbiamo 7 squadre impegnate e ovviamente dedicherò un video agli accoppiamenti di ottavi di finale e playoff. Un video che magari vi regalerò già entro la serata, vediamo, ditemi voi se lo preferite stasera o domani, però adesso parliamo del weekend di campionato, anche perché di tempo da perdere non ce n'è, visto che è alle porte un infrasettimanale che può nascondere parecchie insidie, le insidie che continua a dribblare il Napoli. Parto dalla capolista, ovviamente parto dalla squadra di Spalletti, che nonostante la prima sconfitta stagionale ad Anfield, una sconfitta arrivata però a testa alta, perché io credo che anche in casa del Liverpool il Napoli abbia dato una dimostrazione, ha perso poi nel finale su due palle inattive, su due calci d'angolo che sono la specialità dei Reds che peraltro sono andati a vincere ieri in casa del Tottenham di Antonio Conte, però il Napoli aveva tenuto la partita, aveva avuto anche delle occasioni per vincerla, ha vinto comunque il proprio raggruppamento, unica italiana ad essere arrivata prima nel girone internazionale, però questa sconfitta poteva accendere qualche crepa, poteva togliere qualche sicurezza
alla squadra di Spalletti, e poteva farlo anche la pesante assenza last minute di Kvaratskhelia, fermato dalla lombalgia. Il Napoli aveva di fronte una gara complicatissima, perché l'Atalanta ha fatto la miglior partenza della sua storia, perché l'Atalanta si è dimostrata entità capace di rigenerarsi in tempi velocissimi senza perdere la propria dimensione, cambiando delle cose, mutando dei punti di riferimento, ma senza perdere la propria dimensione. E qua deve stare la soddisfazione enorme di Gasperini e del club bergamasco. Atalanta che aveva approcciato la partita molto bene, una partita fin da subito veloce, battagliata, aperta, intensa, con un Atalanta partita fortissimo, occasione già dopo 3 minuti con la fuga di Lookman e la mancanza di killer instinct da parte di Højlund. Capisco perché Gasperini sta insistendo su questo 19enne danese, perché è un ragazzo che ha delle qualità visibili, ha un grande impatto fisico, ha molta mobilità, ha già intelligenza nelle proprie espressioni. Gli manca logicamente un po' di esperienza, un po' di savoir-faire sotto porta, anche se uno che la porta la prende, però questo può essere un investimento grande, ma un investimento ancora una volta oculato, così come è stato uno strepitoso investimento Lookman, che ha segnato un calcio di rigore da superstar, un tiro rischiosissimo all'incrocio dei pali, ma perfetto. Lookman ha segnato 5 gol nelle ultime 6 giornate, è la mezza punta di cui Gasperini aveva bisogno, quella che chiedeva in estate. Vi ricordate quando è esploso il piccolo caso Malinovskyi, e lui dice: io da una mezza punta ho bisogno un numero importante di gol. Lookman è il giocatore che quei gol te li porta, che ti porta anche capacità di accelerare, di saltare l'uomo, di creare superiorità fra le linee, ed è un giocatore che è stato pescato molto bene, perché parliamo di un 25enne che ha esperienza in Bundesliga, che ha esperienza in Premier League, che fa gol, che alza il livello della squadra, che ha ancora margini di miglioramento, ma ha già due cose secondo me fissate e determinanti, perché fra le tante qualità di Lookman, avendolo visto anche dal vivo, quelle due che mi colpiscono di più sono la capacità di smarcarsi senza palla, che per una squadra come l'Atalanta è linfa vitale. Prendete proprio l'occasione di Højlund al terzo minuto, va via in velocità Hakim, prendendo il corridoio giusto, e ribadisco, Hakim il miglior difensore forse finora del campionato, e anche uno che nonostante la fisicità ha dimostrato di avere una lunga e una capacità di recupero straordinarie. Lookman lo beffa, va via. E poi ha la seconda grande caratteristica di questo anglo-nigeriano: la capacità già sviluppata di essere lucido ed efficace nelle scelte, sia a livello di gesto tecnico, sia a livello proprio di decisione sul movimento da fare. Sono due cose estremamente importanti, e questo ex Lipsia, ex Leicester ce le ha. A me è piaciuta molto l'Atalanta, mi è piaciuta come ha approcciato la partita, mi è piaciuta come ha combattuto nel secondo tempo. Lookman ha preso una traversa, ci sono state altre occasioni, c'è stato anche un po' di baraonda finale per quel recupero non allungato da Mariani, e l'arbitro diciamo nell'ultimo quarto d'ora di partita ha perso un filino le briglie, perché ci sono stati non episodi eclatanti, e l'arbitro non c'entra nulla sul risultato e sullo sviluppo del match, però qualche decisione che è innervosito, cose che rientrano, cose normali che fanno parte appunto del mosaico di una partita che non ha regalato proprio neanche la possibilità di respirare. Il Napoli era di fronte a un test che si complicava per tutte le cose che ho detto: la sconfitta di Liverpool, l'indisponibilità di Kvaratskhelia, lo svantaggio, la presenza di un Atalanta che voleva mettergli le mani al collo. E Napoli come ha risposto? Ha risposto rimontando e vincendo, facendo quello che fa con continuità clamorosa in questo avvio di stagione, perché il Napoli continua a dare delle risposte di squadra, delle risposte di dimensione. C'è sempre la mano di Spalletti. Spalletti è in mano una rosa che io continuo a pensare sia migliore della rosa dell'anno scorso. Non a caso vinci a Bergamo senza dare minuti a due giocatori come Raspadori e Mario Rui, che sarebbero giocatori basilari in qualsiasi squadra del nostro campionato, lo possono essere anche nel Napoli, solo che sono due dei tanti giocatori basilari di questa squadra, che è lunga, che ha alternative, che è armonica, che ha mentalità
e che non è dipendente da niente, da nessuno, perché è stato il campionato fin qui anche degli infortuni, delle assenze. Il Napoli non viene mai citato, ma il Napoli non ha avuto Osimhen per un buon numero di partite e ha vinto lo stesso. Poi ora che Osimhen è tornato, si è preso la vetta della classifica dei cannonieri, è un cannibale straordinario, ha segnato il suo primo gol di testa in questo campionato. L'anno scorso ne aveva fatti 7 e nei 5 principali campionati d'Europa solo Modesta aveva fatto più gol di lui nel gioco aereo. Spalletti lo aveva anche pungolato nei giorni scorsi di è fortissimo di testa, voglio i suoi gol di testa, e il gol di testa è arrivato. E poi ha fatto l'azione del 2-1 mangiandosi Demiral, mettendosi in tasca un altro colosso delle nostre difese, così come ha fatto con Smalling all'Olimpico di Roma, e ha servito la palla della vittoria a Elmas, perché la mano di Spalletti, perché la scelta di Elmas per sostituire Kvaratskhelia era una scelta che un filino sorprendente. Mi aspettavo Raspadori, ci si aspettava magari anche la possibilità di Politano e Lozano insieme, cambiando uno di fasce e portando il Ciuchi a sinistra. No, Spalletti ha lanciato Elmas, che era stato titolare poche volte in questa stagione, con anche annesso insomma lo scherzo, non la polemica, perché poi l'ha chiarito nel post partita, lo scherzo del suo feeling con la panchina. E Elmas ha fatto una gara spessissima, una gara intensa, una gara intelligente, una gara da match winner, perché poi il suo secondo gol in campionato è valso questa vittoria. Quindi il Napoli non ha Osimhen e vince lo stesso, non ha Kvaratskhelia e vince lo stesso. In trasferta è una squadra ingestibile, perché il Napoli in questo campionato ha vinto a Milano col Milan, ha vinto a Roma sia con la Lazio che con la Roma, ha vinto a Bergamo con l'Atalanta, in Champions League ha vinto ad Amsterdam, ha vinto a Glasgow, sempre anche con dei punteggi roboanti. Il Napoli è lì a 6 punti di margine ed è indubbiamente la squadra più forte. Adesso ha di fronte queste due partite casalinghe che sulla carta, ma la carta è molto pericolosa sempre e in particolar modo adesso, però sulla carta possono portare ad ampliare anche ulteriormente questo margine sul Milan secondo. Sarà importante vedere come il Napoli approccerà l'Empoli domani e l'Udinese sabato. Tra l'altro sabato sarò al Maradona per commentare l'ultima fatica degli azzurri in questo 2022. Dopodiché viene l'incognita, perché nessuno sa davvero cosa sarà il campionato, cosa saranno le competizioni nella seconda parte di stagione. Certo è che finora il Napoli ha messo sul tavolo dei fatti concreti, non delle impressioni, non delle sensazioni. Questa squadra è fortissima, questa squadra ha risorse e ne ha tante, questa squadra ha dei leader che sono emersi nel momento decisivo, che dimostrano maturità, questa squadra ha un grandissimo allenatore, questa squadra è forte in tutti i reparti. Comunque, al di là delle incognite del futuro, crearsi questo tipo di cuscino, questo tipo di margine, può essere un fattore determinante. È troppo presto per dire come andrà a finire, però è sicuramente già un tempo buono, 13 giornate, siamo oltre un terzo di campionato, per confermare che siamo di fronte a una squadra che ha una quantità favolosa di argomenti per poter sognare in questa stagione. A tenere il passo del Napoli, più o meno, è il Milan, che, come vi avevo detto, ha sfruttato questo turno di incroci fra le altre per riprendersi il secondo posto dopo la sconfitta col Torino, ma anche dopo aver centrato brillantemente la qualificazione di ottavi di finale di Champions League, perché poi l'abbiamo vista la partita col Salisburgo, una partita che poteva complicarsi, perché il Salisburgo è sceso a San Siro con la determinazione, anche con le capacità per complicare la vita al Milan. Milan che qualche scossoncino lo ha avuto, però poi ha vinto 4-0, e la stessa cosa è successa anche contro lo Spezia, perché la vittoria è arrivata alla fine, è arrivata con un altro gol favoloso di Olivier Giroud, e il 2022 di Giroud va sottolineato, perché era dal 2015 che non trovavo un anno solare così prolifico il francese. Sono 19 gol solo con la maglia del club nel 2022, gol determinanti, gol che hanno fissato pietre miliari sia nella scorsa stagione che in questa. Giroud ha segnato anche uno dei gol più belli della giornata, forse il gol più bello per mio gusto, anche se ne abbiamo visti di bellissimi. Mi è piaciuto quello di Okereke a Salerno, mi è piaciuto molto anche quello di Baldanzi dell'Empoli, un tocco da futsal, un tocco da talentino molto frizzante. Abbiamo visto dei bei gol in questa giornata. Quello di Giroud
è un capolavoro di arte plastica, di atletismo prestato al gioco del calcio, perché c'è sia il tuffo che la sensibilità nel tocco incrociato. Il Milan contro lo Spezia poteva chiudere la pratica prima, nel primo tempo ha avuto tante occasioni, concedendole allo stesso modo, perché poi lo Spezia rimane lì a quota 9 punti, tre punti sopra la linea di galleggiamento al pari del Lecce. Non è una squadra tranquilla, è una squadra che per come gioca avrebbe potuto prendere più punti. Prendete anche solo le ultime due partite: sconfitte in extremis con la Fiorentina e sconfitte in extremis con il Milan. C'è questo problema di concretizzazione, lo Spezia San Siro con Daniel Maldini, e questo è il calcio che si diverte in certi momenti a ricordare di essere un'entità che noi possiamo studiare, possiamo approfondire, possiamo analizzare, possiamo cercare di prevedere, ma fondamentalmente fa sempre quello che vuole e lo fa nel modo più gustoso possibile, perché Daniel Maldini alla sua prima d'avversario a San Siro segna il suo primo gol con la maglia dello Spezia in Serie A e lo fa in questo modo di fronte agli occhi di suo padre, nel ricordo eterno di suo nonno. È una firmetta d'autore del dio del calcio che ha voluto regalare questa cosa. Però chiudendo il discorso sullo Spezia, è una squadra che ha una difficoltà enorme a concretizzare ed è un peccato, perché frustra il lavoro di Gotti. Lo Spezia si è rimesso nella partita, però il Milan l'ha vinta. È un Milan che secondo me è un pochino in riserva, è un po' stanco, e credo sia anche una cosa fisiologica, perché i rossoneri in questa prima parte di stagione hanno centrato tutti i loro obiettivi. Hanno superato un girone di Champions League che era visto come doveroso, perché l'obiettivo era quello di alzare l'asticella rispetto alla stagione precedente. Non era un girone impossibile, ma non era un girone neanche semplice. Hanno fatto sempre il loro dovere. Le due sconfitte col Chelsea le abbiamo viste, le abbiamo analizzate, però il Milan ha dato 4 gol alla Dinamo Zagabria in trasferta, ha dato 4 gol al Salisburgo in casa, ha fatto il proprio dovere spendendo delle energie, e anche in campionato ha dimostrato di portare con assoluta credibilità il tricolore sul petto, perché la prima degli umani è proprio la squadra di Stefano Pioli, che però ha affrontato una stagione con sempre l'emergenza degli infortuni, delle indisponibilità, e anche con il mancato apporto finora dei nuovi acquisti, perché l'unico ad essere andato in gol è Origi, che comunque ha potuto dare poco il cambio a Giroud, perché si attende ancora a De Ketelaere, e in questa fase con un Milan un po' stanco il belga manca, perché queste sono le partite in cui il giocatore di maggior classe, con delle soluzioni tecniche, con delle giocate, può risolverti dei problemi. E invece De Ketelaere diventerà, io questo sono abbastanza sicuro, un grande fattore nuovo per la seconda parte di stagione, perché continuo a pensare che sia un giocatore che può fare la differenza. Dest continua a giocare molto poco, Adli non lo si vede praticamente mai, Ciao è entrato nel finale, ha avuto il suo perché, come l'aveva avuto soprattutto a Verona. Vranks è un altro che potrà dare delle cose più avanti, però il Milan, ecco, questa nuova linfa non l'ha avuta, e adesso si vede come il Milan sia un pochino in riserva, e sia soprattutto un Milan che, se c'è Giroud è una cosa, se non c'è Giroud è un'altra, se ci sono Tonali e Bennacer è una cosa, se non ci sono Tonali e Bennacer è un'altra, pur avendo trovato delle prestazioni anche importanti, da Krunic soprattutto, da Pobega, però poi i protagonisti sono sempre quelli: Theo Hernandez, Leao, che anche quando non segna e anche quando ha quelle serate magari un po' distratte, ultimamente non si sia vista la sostituzione all'intervallo col Torino, anche contro lo Spezia non è andato referto, però è sempre un fattore di pericolosità. Non è nella parte più brillante della sua stagione Raffaele Leao, però è sempre un giocatore che incide in maniera profonda. Insomma, il Milan ha un filo al fiato corto, però ha vinto anche questa partita. Adesso deve giocare contro la Cremonese domani sera. È una partita trappola per la squadra di Pioli. Giroud sarà squalificato perché è espulso per norma di regolamento, dopo aver festeggiato il gol del 2-1, per cui toccherà un pochino la seconda unità. E poi c'è la partita conclusiva domenica contro la Fiorentina, una partita che era vista come insidia finale anche nella stagione scorsa. È una partita che complicò la vita al Milan, poi però Leao negli ultimi 10 minuti l'ha decise lanciando il diavolo verso lo scudetto. Se il Milan riesce a fare il pieno di punti in queste ultime due partite,
per me può andare alla sosta pienamente soddisfatto per quello che ha fatto, perché la cosa particolare, la cosa fuori dal comune è il passo del Napoli. Il passo del Milan secondo me può essere veramente la bussola, il riferimento per le quote che potrà avere questo campionato. Certo, se il Napoli è d'accordo, perché se il Napoli continua a fare questo tipo di calcio, questo tipo di risultati, allora le altre fanno un altro sport. Però ripeto, se il Milan dovesse riuscire a fare il pieno di punti, da qua alla fine andrebbe la sosta pienamente soddisfatto. Si è ripreso il secondo posto il Milan, scavalcando l'Atalanta che ha perso contro il Napoli, Atalanta che è stata ripresa dalla Lazio, e veniamo al derby di Roma. Un derby che non è stata una bellissima partita sul campo, i ritmi sono sempre piuttosto bassi e le cautele eccessive. Però lo spettacolo che ha offerto l'Olimpico a livello di coreografia, a livello di cori, di colori, di scenografie, di pulsazioni è stato uno spettacolo straordinario. Il pre-partita del derby di ieri è stato un qualcosa che richiamava quasi un Super Bowl e non una partita di Serie A. Veramente, veramente un ambiente clamoroso, quello creato dai tifosi della Roma che giocava in casa, ma anche dalla curva nord laziale. Poi la partita è stata una partita molto strano, non è stata una bella partita, due squadre segnate dalle assenze, perché Lazio senza Immobile, Milinkovic, Savic è tantissima roba, Roma senza Dybala ed è tantissima roba, oltre agli altri che non hanno potuto rispondere presente, Pellegrini che si è fatto male a gara in corso, Wijnaldum che è un giocatore che continua a mancare molto anche se non lo si è ancora visto, e comunque Camara, l'abbiamo visto nell'approccio forte della Roma, io credo al momento sia un elemento irrinunciabile, perché dà dinamismo, dà la possibilità di arrivare un po' più in alto a prendere il pallone, da una botta di intensità alla squadra di Mourinho. La differenza l'ha fatto un gol regalato dalla Roma per l'erroraccio di Ibañez che ha mandato in porta Felipe Anderson. Ibañez l'ha fatta grossa. Però non è la prima volta che la Roma si complica la vita con l'uscita dal basso. Cito a memoria la punizione regalata alla Juventus, ero io allo stadio, ce l'ho ancora negli occhi, su un'uscita sbagliata incrociata di Spinazzola, calcio e punizione, Vlahovic all'incrocio dei pali. Il gol subito a Siviglia, nella partita poi pareggiata, nella fase più delicata del girone di Europa League. La Roma ha regalato qualcosa anche nella gara decisiva di Europa League, andando poi a rivincersela con l'ingresso di Zaniolo, con i cambi di Mourinho, però ecco, non è la prima volta che la Roma sbaglia e concede opportunità letali agli avversari costruendo dal basso. Perché? Perché è una squadra che non lo sa fare, è una squadra che non ha difensori di spessore tecnico elevatissimo e soprattutto ha distanze troppo ampie. Quando la palla arriva ai difensori centrali, soprattutto a Smalling e Ibañez, perché Mancini poi magari ha la soluzione del lancio lungo, ma quando la palla arriva ai difensori centrali, voi fateci caso, e io dallo stadio lo vedo molto bene, sono pochissime le soluzioni di gioco costruttivo. O la appoggi di nuovo indietro al portiere, o la scarichi lateralmente, ma la squadra si allunga e lì è complicato. E questo è uno dei temi importanti, visto che si comincia a parlare anche un po' diffusamente di una Roma che ha indubbiamente un carattere molto più forte rispetto all'anno scorso, l'abbiamo visto anche giovedì scorso in Europa League, e questa è una crescita determinante piazzata nel primo anno di Mourinho. E ha degli assenti che limitano il valore tecnico globale della squadra, però ha anche un gioco che è troppo diretto, che è eccessivamente ancorato su delle cose che possono essere evolute, perché poi la Lazio si è presentata a fare una partita molto diversa rispetto alle caratteristiche della Lazio, ma forzata un po' dalle condizioni, un po' dalle necessità del risultato e un po' dalle assenze. La Lazio ha colpito e si è rintanata, lo aveva fatto anche prima di fare gol, ha fatto una partita molto difensiva la Lazio, basandosi su una retroguardia che continua ad esprimersi su livelli eccellenti, perché Sarri ha instaurato in questa squadra la sua concezione di difesa di reparto, perché sono arrivati dei giocatori molto funzionali, Romagnoli in primis, ma anche Casale ha disputato un gran derby, di testa è stato insuperabile,
Casale è un giocatore che si potrebbe pensare non adatto totalmente a questa concezione, perché è esploso l'anno scorso nell'Hellas di Tudor, quindi squadra che difendeva a tre con il concetto dell'uomo, ma Casale nel suo periodo di formazione ha fatto 2 anni, uno a Venezia, uno a Empoli, con Dionisi, che invece è un allenatore fortemente di reparto, quindi ha questo background, ha questa educazione. Sarri lo ha lavorato, ha aspettato prima di lanciarlo, e Casale si sta rivelando un altro ottimo acquisto. La Lazio ha difeso benissimo. La Roma ancora una volta non ha trovato lo sbocco offensivo, perché Abraham è in crisi, perché Belotti è entrato ma anche lui non gira ancora. Zaniolo è stato il giocatore più pericoloso, ha preso quella traversa anche sfortunata, ha provato a dare dei lampi, così come aveva provato Pellegrini prima di cedere ancora alle problematiche del suo flessore. Insomma, la cosa che si è sentita di più nel post partita della Roma ieri è stata mancanza di lucidità, di precisione e di qualità negli ultimi 25 metri. Ed è vero, è il problema della Roma in questo avvio di stagione, perché di occasioni ne sono arrivate tante e di concretizzazioni molte meno. Però è un problema che io continuo ad allargare al modo di esprimersi di una squadra che, guarda caso, in una partita del genere è stata chiamata a farla, ad essere protagonista, e non è stata in grado di farla. Anche le scelte tattiche, perché Mourinho ancora una volta ha cambiato nell'intervallo, ha provato a girare e rigirare la sua squadra, coinvolgendo anche Volpato, che insomma un giovane che sta dando dei buoni messaggi. Però io non ho capito perché, contro una squadra come la Lazio, chiusa indietro e senza un centravanti per tutta la partita, la Roma abbia giocato 70 e più minuti sempre con questi tre difensori dietro, molto bassi e fermi lì. Perché poi è entrato Celik al posto di Mancini all'intervallo, però anche lui si è messo nei tre. La partita di ieri poteva essere la partita per andare sulla difesa a 4, cosa che abbiamo visto qualche volta a gare in corso in stagione e anche nel finale del derby, e magari provare ad avere una disposizione diversa, provare ad accorciare un po' e a trovarle attraverso il collettivo, non attraverso le qualità individuali, quelle soluzioni di gioco che avrebbero permesso di ribaltarla. Io continuo ad avere questa sensazione, continuo anche a pensare che insomma ci voglia del tempo, perché è una squadra che Mourinho ha ricostruito completamente a partire dall'anno scorso, e insomma il lavoro da fare era tantissimo. Avere a disposizione tutti per tutte le partite aiuterebbe ad accelerare, per cui ci sta questo tempo. Però questi sono fatti secondo me piuttosto chiari, e la Roma è fuori dalle prime quattro, mentre la Lazio è andata ad agganciare il terzo posto, confermando di essere una squadra cresciuta, una squadra che ha ancora dei cali di tensione. L'eliminazione dall'Europa League è una cosa brutta, perché la Lazio doveva andare avanti, adesso avrà questi playoff di Conference League, vedremo contro chi, ne parleremo o stasera o domani mattina. Però quello è un flop doloroso, anche perché è legato a una partita di buio totale fatta in Danimarca, che è una squadra importante, non può succedere. Però questa vittoria nel derby cancella l'eliminazione dell'Europa League, cancella il tonfo contro la Salernitana. Non è molto utile in ottica Lazio parlare di rimpianti, è vero, cioè guardando la classifica, con la vittoria con la Salernitana Lazio sarebbe stata seconda da sola, ma conta poco, conta quel che ci sarà da fare e quel che è stato fatto. E la Lazio è una squadra che ha della qualità, che ha dei concetti, e che secondo me può pensare di fare una stagione da protagonista lì molto in alto, mentre la Roma deve assolutamente assaltare i primi 4 posti fino alla fine, perché insomma in estate i discorsi estivi non è che ce li siamo dimenticati, si parlava di Roma regina del mercato, qualcuno parlava addirittura di Roma da scudetto, secondo me in maniera totalmente avventata, però la Roma ha investito e la Roma è partita con l'obiettivo dei primi 4 posti, quindi quello è un obiettivo che deve centrare la squadra di Mourinho. Sarà difficile, sarà una corsa veramente furibonda, però non dovesse arrivare, sarebbe un non centrare l'obiettivo. E al momento la Roma è appaiata in classifica alla Juventus, perché poi veramente la grande chiusura di questa 13ª giornata, il derby d'Italia, la partita dello Stadium, ha portato, almeno sul piano numerico, la resurrezione della Juve con la sua 4ª vittoria consecutiva in campionato, tutte senza subire gol, e la Juve non faceva 4 clean sheet, come si dice adesso, costantemente consecutive in Serie A addirittura dal 2018.
la Juve ha dato un messaggio in una partita che anche questa non è stata spettacolare come Atalanta-Napoli, una partita in cui però si è avvertito un cambio di mentalità, secondo me. La Juve deve dimostrare ancora tantissime cose, deve recuperare tanti giocatori, deve riprendere del terreno. Però ieri che partita abbiamo visto? Abbiamo visto la partita fra un Inter che l'ha approcciata meglio, che ha fatto molto meglio al primo tempo, che ha avuto più occasioni, che ha avuto più situazioni, ma che non è riuscita ad arrivare fino in fondo, mentre lo ha fatto la Juventus. E non è un caso che il primo big match vinto dalla Juve in questa stagione sia stato frutto della prima prestazione veramente, veramente lunga, veramente affamata della Juve. La partita l'avete vista, l'Inter poteva sbloccarla, l'Inter poteva recuperarla sull'1-1, l'Inter poteva vincerla. Però c'è un dato che secondo me racconta di cosa sia l'Inter in questo campionato. L'Inter ha perso 5 partite, ok, 5 su 13, ha vinto le altre 8, non ha mai pareggiato. Le 8 vittorie dell'Inter sono arrivate tutte con squadre dal decimo posto in giù. La più alta in grado battuta dall'Inter è stato il Torino a San Siro, con gol di Brozovic all'ultimo minuto in una partita in cui Handanovic ha fatto 7 parate. Per cui 8 vittorie tutte con squadre da metà classifica in giù, 5 sconfitte tutte con squadre dall'ottavo posto in su, dall'Udinese fino ad arrivare al derby, alla seconda in classifica, perché l'Inter il Napoli non l'ha ancora incrociato, lo farà nel primo turno di gennaio, il 4, quando riprenderà il campionato. E questo cosa vuol dire? L'ho chiesto ieri sera a Inzaghi, e Inzaghi mi ha detto ci manca qualcosa, ci manca l'attenzione ai dettagli, sia a livello tattico e strategico, e insomma il ribaltamento di fronte di Kostic è stata la giocata di un grande giocatore, però lì si è parlato del fatto che Barella dovesse arrivare a interromperla questa azione, sia a livello mentale. E il discorso mentale si riflette nel fatto che l'Inter non abbia ancora recuperato un punto da svantaggio in questo campionato. L'anno scorso era stata la squadra che ne aveva recuperati di più, dal fatto che sia la peggior difesa esterna della Serie A, e anche questo è un dato terrificante per una squadra che insomma ha basato tante cose sulla solidità della propria fase difensiva. L'Inter non ha segnato dopo tantissimo tempo, ha vanificato delle occasioni grandi, Lautaro ne ha avute 2, Dumfries secondo me ha avuto la palla più chiara, è stato anche quel colpo di testa di Dzeko improvviso che è finito fuori di poco. L'Inter in Europa è stata una cosa e in campionato è stata un'altra, in questo avvio di stagione. In Europa ha fatto la sua grande impresa, in campionato sta scivolando indietro, 11 punti sono tanti, non sono ancora troppi perché mancano 2/3 di campionato e c'è la sosta, però sono veramente tanti, e la mia impressione è che una squadra che aveva fatto un click chiaro guardandosi allo specchio prima della partita contro il Barcellona, da questa sconfitta di Torino possa prendere una discreta botta. Mercoledì commenterò Inter Bologna a San Siro, e sarà interessante vedere la reazione, perché il Bologna adesso è squadra in forma e fra poco ne parliamo, e poi l'Inter chiude contro l'Atalanta, per cui l'Inter adesso ha da fare un grande sforzo in questa finale, deve fare 6 punti per non rischiare di sprofondare ancora, altrimenti la sosta invernale rischia di essere molto molto pesante da sostenere mentalmente. Mentre la Juventus si è liberata di alcune cose, aspetta ancora tanto, aspetta rientri importanti, è tornato Chiesa, già questo è un qualcosa di significativo, però la Juve ha avuto pochissimo Di Maria, la Juve non sta avendo Vlahovic adesso, la Juve non ha mai avuto Pogba, ha avuto in una versione ridottissima Paredes, per cui è una squadra che aspetta tante cose. E la Juventus ieri sera era più dell'Inter di fronte alla partita che poteva tagliarla fuori. Ha voluto rimanere dentro difendendosi, avendo anche un pizzico di fortuna, la traversa di Çalhanoğlu, queste occasioni, lo ha riconosciuto anche Allegri. Però è quella fortuna che la Juve si è costruita, non si è trovata addosso. E infatti la seconda parte di gara, diciamo gli ultimi 25 minuti, hanno portato questa novità di una Juve che si è ribellata, che è andata ad azzannare la partita e che l'ha vinta, per quanto visto proprio nella parte che poi ha deciso la partita, con pieno merito. Rabiot ha segnato ancora, sono 5 gol nelle ultime 9 partite, Rabiot si è dato una svegliata, e Rabiot ha cominciato a fare quello che insomma Allegri, ma non solo Allegri, tanti dei suoi allenatori gli chiedono da anni, ovvero di essere un giocatore determinante, perché ha le qualità tecniche e anche una
predisposizione fisica e all'inserimento che devono portarlo ad avere queste cifre realizzative. Fagioli ha dimostrato che la linea verde è da esplorare, forse era da esplorare anche un filo prima in questa stagione. Hanno giocato titolari lui e Miretti. Miretti ha toccato tanti palloni, ma è stato un po' impreciso, mentre Fagioli, oltretutto schierato a fare la mezzala con Locatelli vertice basso, ha dimostrato di essere un ragazzo molto tecnico e con costrutto, con visioni, con la capacità di esserci dentro la partita. Ha fatto gol dopo aver deciso anche la gara di Lecce, ma secondo me, al di là del gol, dove arriva con tempi giusti e non trema al momento di premere il grilletto, una palla esplicativa delle qualità di questo ragazzo è quella che taglia, non disegna, taglia, squarcia il campo sul palo di Kostić dopo grande parata di Onana. È la palla di un giocatore molto, molto protagonista e con delle cose chiare, con delle cose che può portare oltretutto in diversi settori del centrocampo. La difesa a retto, il migliore in campo è stato Kostić. Kostić è stato un acquisto sottovalutato dalla Juventus, perché Kostić è un esterno di fascia sinistra con grandissima corsa, con autonomia atletica, perché va dal primo all'ultimo minuto, e con un piede che fa la differenza. Kostić poteva segnare in prima persona, un tiro fantastico. Vi dico questa cosa: se per caso vi capita di andare a vedere la Juventus allo stadio, guardate il riscaldamento di Kostić. Ha una capacità balistica formidabile, calcia fortissimo e calcia benissimo. E aveva già fatto dei gol in questa stagione, ma non si era ancora vista questa sua grande qualità proprio nella stoccata. Ieri si è vista, perché Onana ha dovuto fare un miracolo, sarebbe stato un gol bellissimo. Ha servito i due assist a Fagioli e a Rabiot, e aveva servito anche quello per il gol annullato a Danilo. Una situazione che, grazie al cielo, non ha inciso sul risultato, perché altrimenti oggi staremmo parlando di polemiche assurde. È una situazione che ha delle radici ben piantate nel regolamento. Il regolamento è chiaro: non si può segnare un gol con la mano e non ci sono eccezioni alla regola. Quindi il gol è da annullare per regolamento. Il senso calcistico insomma un pochino insorge, perché vedete, De Vrij trattiene il braccio di Danilo, non è una trattenuta da calcio di rigore, assolutamente, però il pallone sbatte sulla mano solo per quello, per cui siamo ritrovati dentro una situazione di quelle veramente che si spera di non vivere mai, perché sono di una complessità assoluta e sono proprio episodi che ti cascano sulla testa. Meno male che non ha inciso sul risultato, altrimenti sarebbero stati sorpassati tantissimi altri discorsi, mentre i discorsi sono questi: la Juve ha sorpassato l'Inter, la Juve ha preso la Roma, la Juve è quinta, giovedì gioca con l'Hellas, che reduce da 8 sconfitte consecutive, una partita però trappola, una partita nella quale tenere la testa ben piantata nel carro armato, e poi all'ultima domenica la Juve riceve la Lazio. Se la Juve batte la Lazio, va al riposo fra le prime 4, e allora lì cosa succede? E allora lì succede che Allegri aveva ragione: rimaniamo attaccati e poi vediamo cosa accadrà nella seconda parte. La Juve ieri si è rialzata, la Juve si è rimessa nei giochi, la Juve deve fare tantissime altre cose per poter stare davvero in questi giochi. Però la partita di ieri era la proverbiale ultima spiaggia, sull'ultima spiaggia la Juventus è sbarcata. Adesso vediamo dove potrà portare questa sua campagna. Scendendo in classifica, arrivando appunto in quella parte centrale, no, prima c'è l'ultima della parte alta, che rimane l'Udinese all'ottavo posto. L'Udinese ha aperto questo turno venerdì sera pareggiando 1-1 con Lecce, un Lecce che ancora una volta ha sfiorato la vittoria, ma non è riuscito a prenderla. È stato un pareggio sostanzialmente giusto, perché un tempo a testa, primo tempo ottimo della squadra di Baroni, che ha fatto gol con Colombo. Colombo è un ragazzo che mi piace, Colombo è un ragazzo che deve sgrezzare tante cose, che deve soprattutto imparare a gestire questa sua debordante e potentissima fisicità. Però Colombo ha, parlavamo delle qualità balistiche di Kostić, Colombo ha una capacità di calciare in porta notevolissima con il sinistro, proprio la balistica che ha questo ragazzo è cosa di alto profilo. Il gol l'ha fatto con il destro, però ha piazzato un altro timbro in campionato, e Lecce ha bisogno di un realizzatore più o meno stabile, che sia lui, che sia Sisè, che venga dagli esterni, ma c'è bisogno. Lecce che ha preso anche due legni, gioca bene la squadra giovane di Baroni.
Questa gioventù si traduce nell'incapacità poi spesso di portare a casa la vittoria, l'abbiamo visti tanti di 1-1 in questa stagione del Lecce. E l'Udinese, seppur avendo un filino abbassato il passo, il livello e il rendimento rispetto alla prima parte da sogno di stagione, l'Udinese è squadra che non molla, è squadra che ha già trovato dei concetti chiari, ha pareggiato con un gol di Beto, tra l'altro mi ha sorpreso la velocità di questo gol sull'asse success Beto, ha avuto delle altre occasioni con Pereira, con Deulofeu, ma l'Udinese merita di essere nel primo dei tre treni di questo campionato, per quello che ha fatto vedere ma anche per quello che continua a far vedere. E poi arriviamo a questa parte centrale della classifica, che va dai, come vi dicevo prima, dai 17 punti di Salernitana e Torino ai 13 del Monza, perché poi c'è un altro salto rispetto ai 9 di Spezia e Lecce, che sono le ultime due squadre con la testa fuori a chiudere la classifica. C'erano Sampdoria e Cremo a 6 e l'Hellas a 5. Ecco, questa parte centrale è piena di squadre che sono in continua mutazione e che ci fanno vedere delle cose che dovranno risolvere anche un po' di enigmi, ma che si sono portate, hanno centrato l'obiettivo in questa prima parte di portarsi in acque abbastanza tranquilli. La squadra più sorprendente a livello di punti è la Salernitana. È vero che la Salernitana ha fatto un chiaro scatto anche a livello di operazioni di mercato, dei giocatori che sono arrivati, di conferma di Nicola. Iervolino aveva aperto la stagione dicendo quest'anno vogliamo fare spettacolo, e seppur con qualche scossa, insomma, di assestamento, la Salernitana spettacolo lo sta facendo. Ha pareggiato 2-2 con la Cremonese, una partita bellissima, che poi la Cremo ha recuperato alla fine con quel rigore sbagliato due volte da Ciofani, alla fine è ribadito in rete. Il gol di Okereke è stata una perla. La Cremonese non ha ancora vinto, e ve lo dico tutte le settimane, non è giusto, perché meritava una vittoria la squadra di Alvini, che è molto viva, che è presente nel campionato con dei valori. Il mio giudizio a Cremonese è sempre lo stesso, ripeto quello che vi ho detto la settimana scorsa, è una squadra che deve trovare all'interno dei suoi giocatori quell'esperienza, quella malizia, quella capacità di arrivare a prendersi i risultati, perché per il resto ha tutto, impianto di gioco, ha avuto anche adattamento e crescita e anche un'aggiunta di praticità per sostenere il salto in alto, ha una dirigenza molto intelligente, ha un allenatore capace, deve arrivare a questa vittoria. Cremonese-Milan di domani sera è una partita che può portare delle trappole, però la Salernitana ha giocato, ha segnato subito con Piontek, ha trovato un altro gol con Koulibaly. La Salernitana è un giocatore magnificente come Candreva, che adesso sta giocando oltretutto da mezzala per certi aggiustamenti di Nicola, ma è un giocatore che ti accende il gioco, ha attaccanti che segnano, sta trovando anche una sua dimensione a livello difensivo, anche se lì è un pochino l'anello debole, la difesa prende sempre parecchi gol, ma la Salernitana a 17 punti come il Torino è veramente un qualcosa da rimarcare in questo campionato. Torino che invece ha fallito l'allungo dopo la grande vittoria col Milan, ha perso a Bologna dopo essere andato in vantaggio nonostante l'infortunio clamoroso di Pellegrini, che si è fatto male dopo 3 secondi di gioco, un appoggio sbagliato sulla caviglia. È molto sfortunato questo ragazzo che stava trovando finalmente continuità, ma si è fermato ancora, essendo fuori anche Sanabria. Al Toro ha dovuto giocare con Caramo di punta, aveva fatto un buon primo tempo, aveva trovato anche il vantaggio con quella fuga di Miranchuk che ha beffato Lukumi e il penalty realizzato da Lukic. Poi però nel secondo tempo il Bologna ha strameritato di vincere, perché Thiago Motta ha cambiato la squadra con le sostituzioni e perché questa squadra sta svoltando. Sono 4 vittorie consecutive ora per il Bologna, fra campionato 3 e Coppa Italia 1. Orsolini al secondo subentro consecutivo con gol, poi se ne è mangiato uno clamoroso su una rabona favolosa di Arnautovic, però Orsolini è rientrato in una di quelle fasi in cui c'è, e quando c'è Orsolini è uno che determina. Anche Soriano è entrato bene, Vignato ha fatto assist, Poschi in questo ruolo particolare di terzino che però diventa terzo centrale sta dando assist, sta dando gol. Mi piace anche l'elasticità di Ferguson, mi piace Medelli in mezzo al campo che tiene sistema, Dominguez è un giocatore che per la Serie A è qualcosa di significativo. È entrato bene anche Nico Iannis, che ha disegnato il cross poi prolungato da Soriano per il 2-1 di Poschi. Il Bologna comincia a scaricare un po' sul prato la sua qualità, e secondo me bisogna
bisogna dire due parole su Thiago Motta, che l'anno scorso, sì, con dinamiche particolari, con passaggi anche particolari, come la vittoria di Napoli e la vittoria di San Siro col Milan, però Thiago Motta l'anno scorso ha salvato lo Spezia, che forse aveva la squadra meno attrezzata del campionato. E quest'anno è arrivato a prendere un Bologna che insomma aveva vissuto dei passaggi molto complicati. Oh, è partito male, ma poi dopo la sconfitta di Napoli con prestazione significativa ha infilato queste quattro vittorie. Thiago Motta, poi ieri mi è piaciuta anche insomma l'adattabilità tattica del Bologna alla partita, perché con che sistema di gioco ha giocato il Bologna? Se prendete le formulette che sono ancora care a tanti, non ci arrivate. Ha giocato 4-2-3-1? No, perché poi Poche appunto diventava il braccetto di destra della difesa 3 e Bischer era chiamato a fare tutta la fascia. Da 4 a 5 con posizioni mutevoli, e Bischer arrivava anche dall'altra parte, Luis Ferguson faceva quasi la seconda punta in certe situazioni, ed è uno che ha segnato 16 gol l'anno scorso fra campionato scozzese e preliminare di Conference League con l'Aberdeen. Barrow si avvicinava da Arnautovic, anche se non ha fatto nulla ed è uscito all'intervallo, nulla se non quel cross disegnato per l'occasione al primo minuto con Milinkovic-Savic, che ha fatto una delle sue parate particolari. Cioè il Bologna è una squadra che ha dei concetti anche abbastanza fuori dagli spartiti comuni, e infatti i risultati stanno arrivando. Adesso la classifica dice che il Bologna ha 16 punti, quindi uno in meno di Torino e Salernitana, gli stessi della Fiorentina. Fiorentina che oltre ad aver passato il turno in Conference League adesso ha messo in fila anche delle vittorie in campionato. Sono quattro successi consecutivi fra campionato e Coppa per la Fiorentina, non era mai successo in questa stagione. È una squadra che ha ritrovato il feeling con il gol, lo stacco nei numeri è chiaro, anche se segna ancora meno di quel che dovrebbe fare, perché la gara con la Sampdoria poteva essere arrotondata anche prima, penso a quell'occasione, ha segnato subito Bonaventura che è uno dei motori più importanti di questa squadra, e penso a quell'occasione capitata appena dopo, quella fuga di Iconé che ha scartato anche il portiere, che poi l'ha data qua a me, che non è riuscito a segnare. Questi sono ancora gol che mancano un pochino alla squadra di Italiano, però è una squadra che ha trovato delle cose anche a livello difensivo, secondo me. Martinez Quarta sta cominciando a prendersi i propri galloni, ed è un giocatore che può prendermi, anche se insomma non ha mai avuto continuità da quando è arrivato a Firenze, però le ultime prestazioni secondo me sono molto convincenti. Poi è arrivato un altro gol di testa di Milenkovic sulla solita palla inattiva messa da Biraghi. Quattro vittorie consecutive sono un bottino per la Fiorentina, la classifica migliora, la Fiorentina si sta riaffacciando quantomeno nelle zone centrali. È per questo che dico che per il Milan la coppiata Cremonese-Fiorentina in queste ultime due partite è una coppiata complicata, e tutto invece sembra essere molto complicato per la Sampdoria. Sampdoria che ha anche delle assenze, Sampdoria che sta qui, sta cercando di scuotere proprio, di rianimare, anche la scelta di far partire titolare per la prima volta in Serie A Montevago al posto di Gabbiadini. Sono tutti messaggi di un allenatore che sta cercando proprio una terapia d'urto nei confronti di una squadra che fa molta fatica. Poi c'è stato anche l'episodio dell'infortunio di Amione, che stava giocando con continuità, però la Sampdoria segna veramente poco, ha fatto 6 gol, Caputo non trova più la porta, Quagliarella è infortunato. Io la Sampdoria la vedo in grande difficoltà, è una squadra che fatica ad avere argomenti tecnici, anche se vedo proprio il lavoro convinto di Stankovic, anche in certe scelte di certe posizioni, quella di Juricic, insomma vuole provare a far giocare a calcio questa squadra. Io credo che ci sia una situazione complessiva, gruppo squadra, tendenza degli ultimi anni, situazione societaria su tutte, che mettono in grave pericolo la Sampdoria, però vedremo il campionato ancora lungo. Sampdoria una partita l'ha vinta, e l'ha vinta contro la Cremonese, però solamente 6 punti. La vittoria importante di ieri è stata quella del Monza, perché il Monza, battendo l'Hellas in uno scontro diretto, tiene la testa ben in alto. Il Monza ha 13 punti, Cremonese e Sampdoria, che sono penultima e terzultima, ne hanno 6, per cui sono 7 punti di margine importanti per una squadra partita molto male, poi rianimata da Palladino, ma che ha bisogno di non sbagliare questi passaggi per poter sempre lavorare con tranquillità. E ieri è stata una partita segnata anche da un cartellino rosso a Magnani, che insomma sta facendo una stagione ai limiti del disastroso, però io non sono convintissimo di questa espulsione.
Non sono convintissimo che fosse una chiara occasione da gol, perché Dani Motta il pallone lo manda avanti, non ha il controllo del pallone. Magnani sbaglia, Magnani interviene male, Magnani commette un altro errore importante nella sua stagione. Però l'Hellas, l'infortunio di Faraoni, l'inferiorità numerica già a metà del primo tempo non è stata sicuramente aiutata. L'Hellas viene da 8 sconfitte consecutive e in questo percorso qualche punticino poteva rosicchiarlo. Poi c'è il problema del fatto che Henry è partito bene nelle prime due giornate e poi si è piantato malamente. È una squadra che fatica ad essere pericolosa come potrebbe essere. Però ecco, questa espulsione secondo me è stato un po' un segno nella partita. Poi segni gli ha messi il Monza, che è squadra che gioca, che è squadra che ha le proprie convinzioni, che è squadra che ha un giocatore come Carlos Augusto, per il quale spendo due parole volentieri, perché questo era un talento del Corinthians che però, cioè, il Monza è stato molto bravo a vedere prima degli altri. In Serie B in due anni Carlos Augusto ha dimostrato di avere un peso specifico e significativo, è arrivato in Serie A e ha ribadito questa cosa anche a livello superiore. È un giocatore che sembra avere 10 anni in più di quelli che ha realmente, per il peso specifico proprio che mette sul campo, ma anche per la figura, anche per la forza. Ha già segnato 2 gol in questa Serie A. Carlos Augusto è uno di quei giocatori che parlano di lavoro e che parlano anche di lucidità di scelta. Poi Petagna è entrato, ha dato l'assist per Colpani. Ecco, l'unica cosa brutta del pomeriggio del Monza, che può essere un pomeriggio molto importante sul piano numerico per i discorsi che vi ho fatto di classifica, è l'infortunio di Sensi. Questo è un dolore, perché purtroppo si è fatto molto male, una frattura malleolo-peroneale, insomma, non sono un medico, però non ci vuole una laurea per capire che starà fuori diversi mesi. Non si tratta di uno degli infortuni muscolari che hanno limitato la carriera di Sensi, ma questo è un infortunio traumatico per una brutta entrata. Ed è un vero peccato, perché Sensi stava facendo bene, si era preso con Robella il centrocampo biancorosso, e poi gli infortuni sono sempre qualcosa di brutto. Insomma, il Monza, tra l'episodio terribile capitato a Pablo Marì e questo infortunio traumatico a Sensi, ha avuto un paio di colpi, però è in piedi la squadra di Palladino e ha fatto un risultato molto importante, così come un risultato sempre per mantenere la tranquillità in questa zona centrale. Lo ha preso l'Empoli contro il Sassuolo. Non mi è piaciuto il Sassuolo, senza Lorient e senza Berardi, è una squadra alla quale è mancata scintilla, sta rientrando Traoré, è importante. Però secondo me il Sassuolo potrebbe fare di più, e secondo me in questo momento si apre un discorso sul centravanti, perché Pinamonti va aspettato, è un ragazzo che ha delle qualità, l'ho dimostrato l'anno scorso proprio a Empoli, è stato un investimento importante, però sta dando molto poco, non solo a livello di gol segnati, ma anche a livello proprio di partecipazione al gioco. E per me Agustin Alvarez Martinez è uno che magari qualche titolarità ogni tanto potrebbe anche pensare di averla, ma anche solo per mandare dei messaggi, per ricaricare Pinamonti, per togliere un attimo dal centro dell'occhio di bue, che evidentemente lo sta un po' inquietando. E l'uruguaggio scalpita male il Sassuolo, era stato migliore il Sassuolo, che aveva preso 4 gol a Napoli, di quello che ha perso contro l'Empoli, un Empoli di fronte al quale faccio degli applausi per il modo di vivere, di lavorare, di scegliere del club toscano, che ha puntato su Zanetti, scelta insomma che avevamo visto con un po' di occhi sbarrati, perché Andreazzoli l'anno scorso aveva fatto molto bene mentre Zanetti era retrocesso a Venezia, però lì guardano cosa sai fare, non cosa hai fatto. E Zanetti sta lavorando molto su questo gruppo, con anche scelte importanti, perché Bairami, che l'anno scorso è stato un protagonista assoluto, quest'anno non lo è, perché l'Empoli si è presentato contro il Sassuolo in una partita che poteva segnare la stagione, perché perderla voleva dire rimanere incastrati dietro, vincere invece vuol dire alzandosi. Si è presentato con 2 ragazzi del settore giovanile, Baldanzi, che ha delle cose, ne ha già fatte vedere un po', quel gol lì da brasiliano che gioca a futsal, è un gol proprio da numero 10, queste cose lo sapete, un po' per la mia concezione calcistica mi colpiscono al cuore, ma anche Fazzini è un altro talento mica male, e a Empoli fanno così. A Empoli fanno i giocatori, lavorano per il calcio, insomma che il club di una cittadina di provincia abbia questa dimensione in Serie A è la dimostrazione che sì, anche nel calcio come in tanti altri settori, i soldi, la potenza economica fa la differenza, ma le idee,
la fanno tanto quanto. Per cui complimenti all'Empoli che dovrà continuare a rimanere molto concentrato, non potrà sedersi, non è la prima parte di stagione che aveva fatto l'anno scorso e questo potrebbe aiutare, ci sono cose diverse, però dall'Empoli avrei sempre la garanzia che il fulcro di tutto il pensiero, di tutto il modus operandi è il gioco, il calcio e quando è così, insomma, un minimo di tifo, un minimo di soddisfazione nel vedere che le cose funzionano. Cioè, penso di aver parlato di tutte le partite, abbiamo riavvolto il nastro di questo weekend, pronti già ad incidere quello di questo infrasettimanale, con tre partite martedì subito, impegnato il Napoli, impegnato il Milan, mercoledì sera io sarò a San Siro a commentare Inter-Bologna, giovedì gioca la Juventus contro l'Hellas, si stanno svolgendo i sorteggi di ottavi di finale e playoff europei, ne parliamo a brevissimo, e chiudo ricordandovi quello che vi ho detto in apertura. Tenetevi pronti, perché questa settimana è l'ultima nella quale chiudiamo i conti con il calcio dei club. E poi ci avviciniamo al Mondiale. Il Mondiale lo vivremo insieme, ma vi dico tutto nei prossimi appuntamenti. Tanto ci rivediamo prestissimo qui sul nostro canale per parlare di grande calcio, come sempre.